dobbiamo stare in casa, bisogna comunque cercare il modo di muoversi, di fare un po' di movimento perché fa bene alla salute, fa bene alla mente e al corpo. Quindi oggi vi darò qualche consiglio per fare ginnastica in casa. La prima cosa da fare è scaldarsi per portare in temperatura al corpo. Io sono fortunata, ho una bici, una cyclette, magari qualcuno un tapis roulant, qualsiasi cosa va bene, se no potete fare dei saltelli sul posto, fare le scale più volte. Appunto, la cosa più importante è riscaldare tutto il corpo. Poi ci sono un po' di esercizi che si possono fare. Io ve ne darò qualcuno. Per le gambe e la parte bassa, gli affondi. Gli squat. I ponti. Con due gambe o con una gamba sola. Poi per il core, gli addominali e la schiena, i plank, con le variabili. Laterale, e su e giù, dall'altra parte, per la schiena, i dorsali, così semplici, o lo swimming, e poi per finire un po' di allungamento e il consiglio è di bere acqua, sempre, fa bene. Cercate di allenarvi una volta tutti i giorni, fa bene davvero e alla fine tempo ne abbiamo.